Non vi nascondo che, come Rossella ha detto, che è stata emozionata dalla mia lettura, altrettanto devo dire che sono emozionata dal vederla in carne ed ossa e sentirle dire delle parole così importanti, toccanti, profonde, davvero una grandissima forza. E tra l'altro ho anche anticipato un pensiero che ho fatto, che mi ha suggerito anche Renato, che riguarda proprio la forza del teatro rispetto a questi temi, a queste storie. Cioè, prima mi accingo a leggere un piccolo stralcio dello scambio di mail tra Cinzia Manzoni, che abbiamo poco anzi visto sul palco, e Michele. E, devo dire che in quanto teatranti impegnati, devo sottolineare impegnati perché non tutti lo sono, non siamo gli unici qui al Teatro Cooperativa per fortuna, ma non è una cosa scontata. Per noi è molto importante che questa materia di vita e di lotta venga anche rappresentata e portata con la forza comunicativa che il teatro può dare. Quindi per noi questo è importante ed è una funzione, diciamo, del teatro che noi sentiamo molto. Caro, mi sentite? Sì. Caro Michele, 11 gennaio 2015, caro Michele, ti scrivo in occasione dell'incontro per la rete per il diritto alla salute di Milano e Lombardia, alla quale domani ci sarà anche la vostra partecipazione come comitato. Ho dato un'occhiata all'allegato che mi hai girato e ho letto molte cose, alcune anche interessanti, ma vorrei terra terra capire ancora una cosa che non mi è chiara. Ma dov'è il diritto alla salute e alla cura? Quando mio padre, e non solo lui, per fare una paracentesi con 4,5 litri di liquido nell'addome, con la pancia che gli scoppia e non gli permette di notte di respirare, deve supplicare in un altro ospedale un radiologo affinché gli faccia l'ecografia. Infatti, appena lo ha visto, immediatamente capisce che va tolto il liquido, mentre nell'ospedale dove solitamente viene curato solo 6 giorni prima avevano detto che non c'era liquido a sufficienza. Certo. Era il 30 gennaio, l'oncologo pensava alle sue ferie. Mi piacerebbe sapere dov'è questo diritto per un ammalato di mesotelioma che, dopo essere andato 2 mesi fa con la ricetta del medico ad attivare le cure palliative, al colloquio il medico mi chiede se sta facendo altre cure e di quanto è la prognosi di vita, perché mi spiega: noi interveniamo solo quando ormai c'è poco da fare. Poi ha trattenuto la ricetta e mi ha chiesto di avvisare quando sarà il momento. Venerdì scorso purtroppo mio papà si è aggravato. Dopo aver tolto il liquido dall'addome ha iniziato vomito e a non reggersi in piedi. Quindi al mattino ho chiamato per chiedere di attivare cure palliative su consiglio anche del medico di base. Mi hanno risposto che fino a lunedì non si poteva, anzi lunedì. Altro colloquio con me e mio fratello, altra burocrazia, sicuramente altra giornata persa prima della presa in carico del paziente. Così mio padre, malato terminale, è stato lasciato a se stesso con dolore senza nessuna terapia. Tutto ciò penso che sia vergognoso. I malati di mesotelioma sono considerati morti che camminano. Questo è vergognoso, vergognoso. Quindi questo vorrei, se possibile, sapere dov'è il diritto alla salute. Inoltre, l'INAIL ha rifiutato la domanda di opposizione all'85% presentata a settembre. Quando gli daranno il 100%? Quando sarà morto? Senza contare che dopo aver inviato all'INAIL per raccomandata agli uffici di Lecco, Roma, Milano, chiedendo senza peraltro aver risposta come mai per calcolare la rendita hanno usato come base il reddito minimo e non come invece prevede il testo unico calcolata sulla base dello stipendio di una persona la quale nel momento in cui hanno riconosciuto la malattia professionale avesse le stesse mansioni di mio padre, cioè nel suo caso febbraio 2013. Questo è sicuramente un'ingiustizia per la quale combatterò a costo di fare causa all'INAIL. Mio papà è stato un gran lavoratore, fin dalla tenera età di 9 anni, 9 anni, e una persona corretta e di cuore, con l'unica colpa di aver respirato l'amianto. L'unica colpa di aver respirato l'amianto mentre lavorava giorno, notte, sabato e domeniche, i suoi diritti calpestati. Questo
questo è ciò che devono sapere, chi sarà presente domani, e te ne sarei grata se potessi farlo presente a chi sarà presente al dibattito. Grazie di cuore, un abbraccio, Cinzia. Contro l'amianto, le sostanze cancerogene, contro lo sfruttamento. Ma proprio per questo, facendo la guerra quotidiana contro i padroni per cercare di difendere la salute, siamo sempre schierati anche contro tutte le guerre che portano miseria alla povera gente. E il nostro comitato, quando ci fu l'aggressione alla Jugoslavia, voglio ricordare che allora presidente del Consiglio era D'Alema, vicepresidente, l'attuale presidente della Repubblica Mattarella, il nostro comitato si schierò contro l'invasione della Jugoslavia, Stato sovrano, dicendo che noi, come eravamo solidari con gli sfruttati di tutto il mondo, non avevamo niente da spartire con i nostri padroni che ci avevano fatto morire all'interno delle fabbriche italiane. Quindi c'è un capitolo del libro che parla anche della solidarietà internazionale, e quindi adesso daremo la parola a Renato Sarti, che leggerà una pagina proprio perché su questo argomento. Prego Renato. Prima di leggere questo comunicato, direi che Marta ci teneva molto ad essere qui questa sera, però ha due bambini, uno di 2 anni, una di 8 mesi, quindi forse è giustificata se va via. Ad allattare. Se vuoi, un applauso però. Solidarietà con i bambini jugoslavi. A seguito della decisione della NATO, il governo italiano, nato il 21 ottobre 1998, presidente, come già detto Michelino, del Consiglio Massimo D'Alema, vicepresidente Sergio Mattarella, autorizzava l'utilizzo dello spazio aereo italiano per l'aggressione alla Jugoslavia. L'attacco cominciò il 23 marzo 1999, fu questo il secondo intervento militare italiano a carattere offensivo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il primo era stata la guerra del Golfo contro l'Iraq nel 91. Le bombe lanciate durante i raid aerei rasero al suolo interi edifici provocando migliaia di morti, come sempre più colpiti furono i civili, in particolare le persone più deboli, donne, anziani e bambini. Nell'assemblea del Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio Sesto San Giovanni, il 10 aprile 1999, oltre a discutere delle iniziative di lotta per far valere i diritti delle vittime dell'amianto, viene approvato all'unanimità il seguente documento. Ordine del giorno sulla guerra in Jugoslavia. Il Comitato per la Difesa della Salute nei luoghi di lavoro e nel territorio denuncia la logica del profitto che distrugge l'uomo e la natura come vera causa di tutte le guerre dei padroni, condanna la guerra contro la Jugoslavia, paese sovrano attuato dagli USA, dall'Unione Europea e dal governo italiano, denuncia che i nemici del nostro popolo non sono altri popoli ma i mercanti d'armi, i capitalisti, i loro servi, a partire da quegli italiani che, nella ricerca del massimo profitto, costringono decine di migliaia di lavoratori a lavorare senza adeguate misure antinfortunistiche e sanitarie, con gravi rischi per la salute. Perché la vita umana non sia più una merce, per la solidarietà e la fratellanza di tutti i lavoratori e i popoli del mondo, contro lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, contro il capitalismo che provoca vittime in pace e in guerra. Siamo il 28 aprile, siamo ancora durante quelle giornate. Finiva questo comunicato con ora e sempre resistenza. Grazie Renato per la lettura. Ricordiamo che il teatro della cooperativa è nato nel 2001 e c'è una bandiera che è fuori dal primo giorno, che è quella della pace. Posso raccontare un piccolo aneddoto su Don Gallo? Allora, Don Gallo aveva fatto 80 anni ed eravamo giù a Genova, l'abbiamo festeggiato, e lo cito perché è un episodio molto carino. Io in quei tempi avevo fatto uno spettacolo che si chiamava Io Santo Tu Beato. Chi di voi l'ha visto? Una mano, due mani, tre mani, perfetto. Voi, questi tre sanno, cioè mi hanno visto, hanno avuto la fortuna di vedermi vestito da papa, perché lo spettacolo era una farsa che raccontava di un litigio fra Papa Pacelli,
Padre Pio per l'ultimo posto che rimaneva in paradiso, e io ero Papa Pacelli, era una specie di pantalone latinorum, si rideva tantissimo, una commedia dell'arte. E allora io cosa feci? Siccome mi avevano invitato per gli 80 anni Don Gallo, che era venuto anche qui 2 o 3 volte a fare i suoi spettacoli, a sorpresa andai sul palco vestito da Papa. Avevo mi vergogno ancora adesso, c'è anche mia moglie lì che era proprio un po' vergognoso, nel senso che avevo questa la tiara a forma di Vaticano con le lucine intermittenti dentro, il pastorale, queste stuole, c'è una roba meravigliosa fatta dal nostro scenografo Carlo Sala. Entrai sul palco, lui era seduto lì, avevano appena fatto un intervento sul calcio, sul Genova, quindi eravamo già in clima scherzoso, c'erano più di 4.000-5.000 persone nel Porto Vecchio, vicino a dove era successo l'incidente che avevano tirato giù poi la nave, la torre di controllo. Insomma, sono entrato e lui mi guarda, e io sono entrato vestito da Papa, facendo poi delle omelie, dei cori, dicevo, sono venuto con la luce eterna dal cielo. E tutti in coro dovevano ripetere, dal cielo mi hanno scaricato la Moby Dick, e tutti scaricato la Moby Dick, mi hanno portato la tira, insomma, facevo così, spiritoso, cretinetti, ma la serata era molto... E a un certo punto dico, vieni qua tu, che ti sistemo io adesso. Allora l'ho chiamato in mezzo e ho detto, per una volta, visto che fai 80 anni, io scherzavo, eravamo in clima veramente molto ridanciano, per una volta facciamo così. La mia pazienza santa, perché sono quasi santo, no? Ecco, facciamo così, io ti do la mia tiara, il mio pastorale, e diedi a lui la mia tiara, il mio pastorale, tu mi dai, voi sapete che era sempre questo irrinunciabile cappello e sigaro, tu mi dai il tuo cappello e il tuo sigaro, per un attimo tu diventi un papa, papagallo, era una battuta che aveva rubato a lui perché lui la diceva sempre in giro, e adesso... Esprimi il tuo desiderio, il più grande desiderio che hai per i tuoi 80 anni, oltre la pace, qual è il tuo più grande desiderio? E guardate che lui divenne serissimo. Si diceva, come oltre la pace? Come oltre la pace? La pace! La pace soprattutto! Ecco, anche scherzando, lui non ammetteva nessun sconto. Anche che cosa detto, come oltre la pace? Soprattutto la pace, disse, soprattutto la pace. Grazie, una stupidaggine. Grazie. Da solo nessuno fa niente, i risultati si raggiungono perché un vecchio proverbio, un vecchio detto, che l'unità fa la forza, era vero in fabbrica, è vero anche fuori dalla fabbrica. Noi facciamo parte di un coordinamento che si chiama Coordinamento Nazionale Amianto, di cui il nostro comitato fa parte. E naturalmente in questo comitato, in questo coordinamento ci sono varie sensibilità, vari coordinamenti e associazioni, però uniti sulle battaglie da portare a casa. E devo dire che in questi anni abbiamo portato a casa dei risultati importanti. Il fondo vittime per l'amianto, per chi è stato colpito da malattie asbesto-correlate, la sorveglianza sanitaria per tutti gli ex esposti all'amianto e anche per i loro familiari. Insomma, siamo riusciti a ottenere delle cose che nessuno... poteva crederci, pur essendo, voglio dire, dei comitati, non essendo nessuno. E in questo libro si parla proprio anche delle battaglie che ha fatto questo Coordinamento Nazionale Amianto. Noi in modo particolare a Milano lavoriamo molto con Medicina Democratica e con l'Associazione Italiana Esposti Amianto. Noi nei processi Pirelli, che sono in corso, nei processi Breda, in tanti altri processi ci siamo costituiti come parte civile. I padroni, la prima cosa che fanno, risarciscono i familiari dei morti per farli uscire dai processi. Dopodiché comprano le istituzioni, INAIL, ASL, tutti questi qua, prendono i soldi ed escono dai processi. Chi rimane nel processo fino alla fine siamo sempre noi del Comitato, Associazione Italiana Esposti Amianto e Medicina Democratica. Quindi qui in questo ci sono anche dei documenti su alcune battaglie, perché non è solo sofferenza, la sofferenza diventa anche rabbia e organizzazione. Noi abbiamo portato a casa questi risultati perché ci siamo organizzati, non è che siamo andati davanti al governo a piangere. Il nostro dolore ci ha dato la forza per continuare questa lotta. Quindi io adesso darei la parola, visto che in sala c'è Fulvio Aurora, con cui abbiamo condiviso, dicevo, sconfitte e vittorie, perché come sempre chi lotta può perdere, può vincere, però non ci siamo mai arresi e i risultati comunque li abbiamo portati a casa. Do la parola a Fulvio Aurora,
dell'Associazione Italiana Esposti Amianto e anche di Medicina Democratica. E per questo libro sono d'accordo con Michele Michelino quando dice che con grande fatica però alcuni risultati li abbiamo raggiunti, non sono risultati definitivi, c'è sempre qualcosa in più da fare, però comunque si è visto che facendo un lavoro, facendo una lotta, cercando di organizzarci, qualcosa si riesce ad ottenere. Purtroppo in questo periodo si ottiene certamente non molto, ma se non si fa niente, non solo non si ottiene, ma si torna anche indietro. Sentivo Cinzia Manzoni che diceva: ma che cos'è il diritto alla salute? Il diritto alla salute è previsto dall'articolo 32 della Costituzione e quindi dovrebbe essere una cosa assolutamente assodata, no? Eppure questo diritto, se non si applica, pure questo ce lo portano via. E quindi in fondo questo libro, vorrei dire, è un libro sul diritto alla salute, no? Comincia a parlare dei processi, no? Perché i processi? I processi certo non ridanno la vita ai morti e non sono quelli che cambiano la società, no? Almeno non immediatamente, però allargano e aumentano il livello di coscienza delle persone, perfino da quelli negativi. Quando noi eravamo, cos'era, il 19 settembre del 2014 alla Corte di Cassazione e abbiamo sentito le parole fatidiche del Presidente della Corte che diceva: annullato senza rinvio per prescrizione. Pochissime parole che però tagliavano assolutamente tutte le speranze delle persone, dei familiari, delle associazioni, dei movimenti, di tutti quelli che erano lì presenti, e considerando che c'erano quasi, il giudizio era per circa quasi 3.000 morti, no? Eppure col discorso della prescrizione questa cosa è stata annullata. Però questo è comunque servito per dire, ecco, sia come momento per capire che cos'era successo alle varie Eternit che ci sono in giro per l'Italia, e sia come critica al sistema giudiziario che continua con questo discorso della prescrizione. Ed è una delle cose sulle quali, come coordinamento, come varie associazioni che ci sono, ci si sta battendo di più, perché la prescrizione deve finire. Quindi qui in questo libro c'è, oltre che essere in generale sul diritto alla salute, c'è una questione che riguarda la vicenda giudiziaria e la necessità di continuare a perseguire, pur sapendone i limiti, pur non avendo alcuna illusione di modificare la società con un discorso di tipo giudiziario, però quantomeno di mettere degli elementi critici, di fare in modo di ottenere quel minimo di giustizia che anche questo tipo di sistema ti può dare. E quindi noi continuiamo a perseguire e a andare in questa direzione. L'altra questione che c'è negli ultimi capitoli del libro e chiudo, riguarda la vicenda previdenziale e in particolare la questione dell'INAIL. Ora, questo è una delle altre lotte che noi cerchiamo di fare, e qui ci sono stati anche degli esempi molto chiari. L'ultimo episodio ci è capitato a questo proposito riguarda la Sardegna, una regione che sembra molto ai margini, che è di fatto ai margini perché c'è in mezzo al mare, e che ha comunque delle fabbriche. Alla fine, proprio rispetto al fatto che l'INAIL in una di queste fabbriche, che era l'Enichem di Ottana, qualche migliaio di lavoratori, adesso sono rimasti 150, ma prima erano molti di più, che hanno denunciato la necessità di avere le malattie, il riconoscimento delle malattie professionali, dei benefici previdenziali, e che avevano come risposta: ma nella vostra fabbrica non c'era amianto. Dopo un ricorso che abbiamo fatto alla Procura della Repubblica,
è intervenuto il magistrato, ha mandato i carabinieri e ha messo sotto sequestro la fabbrica e l'ha trovata piena di amianto fino all'inverosimile. L'INAIL, conseguentemente, perché era toccata, qualcuno diceva bisogna fare causa all'INAIL, altro che causa, bisogna assolutamente chiedere che venga condannata per quello che deve fare e non fa, no? Ma si è cercato di giustificarsi e ha fatto una conferenza stampa, non era mai successo perché che io sappia fino ad allora, per dire ma no, veramente noi no, però noi gli abbiamo detto ma i numeri sono questi, i numeri sono 1440 richieste di riconoscimento dei benefici e risposta 14 persone, i numeri sono 77 richieste di malattia professionale, risposta positiva per 6 persone, allora come la mettiamo? E quindi conseguentemente questo ha fatto saltare un po' tutti i meccanismi, anche i livelli di comunicazione in Sardegna sono saltati perché hanno continuato a dire queste cose e si è andati perfino in Parlamento, ricevuti dalla Commissione Morti Bianche del Senato della Repubblica. Abbiamo preso occasione da lì e abbiamo chiesto un incontro col direttore generale dell'INAIL, perché queste cose non è che sono successe solo in Sardegna. A Milano addirittura una persona che ha il mesotelioma, in genere l'INAIL dice no, no, io non ti do, non ti riconosco come malattia professionale. Poi alla fine lo riconosce, deve andare a fare tutti i casini di cui diceva Cinzia prima, no? Però la cosa che noi gli abbiamo detto, ma voi dovete riconoscere immediatamente uno che ha il mesotelioma, deve essere automatico, esiste il registro nazionale dei mesoteliomi dove ci sono tutte le persone, sono 1500 all'anno in questo periodo. E quindi queste cose deve succedere immediatamente, che l'INAIL riconosca queste persone e il loro grandissimo livello di sofferenza. E non ci devono essere delle limitazioni di carattere burocratico. Questa è una delle cose che abbiamo chiesto. Diciamo che il direttore generale ci ha risposto nell'incontro che abbiamo fatto l'altro ieri, quindi una cosa assolutamente recente, l'abbiamo chiesto come coordinamento nazionale, e ha risposto dicendo effettivamente noi facciamo fatica a riconoscere effettivamente tutti i casi, cioè questo ce l'hanno detto e hanno detto che adesso cercheranno di dare indicazioni di cambiamento. Naturalmente io non mi faccio alcuna illusione, ma credo nessuno di noi, però comunque sono arrivati a dare questo tipo di indicazioni. E poi, adesso non la faccio lunga, ne hanno date anche altre, ma semplicemente per dire che la possibilità e la necessità di lotta c'è e noi dobbiamo andare avanti fino in fondo per cercare di ottenere tutte le risposte che sono necessarie, compreso il piano nazionale amianto che abbiamo ottenuto come coordinamento delle associazioni e che poi nella pratica, per il solito discorso che mancano i soldi, non è stato approvato. Grazie a Fulvio Aurora per il suo intervento. Nel libro parliamo anche di un episodio che si è verificato, tra l'altro un episodio di lotta. C'è qui presente Elenina, Elena che abitava nelle Wild, le case bianche di Rogoredo, piene d'amianto, e noi nel libro pubblichiamo la sua lettera in occasione della manifestazione che ci fu alcuni anni fa a Viareggio, dove c'era anche lei. Lei adesso è venuta qua stasera con le stampelle perché ha anche difficoltà, perché l'amianto gli ha creato tutta una serie di problemi anche a lei, e quindi io adesso darei la parola a Elena. Mettiti qua senza che sali sopra, ti mettiamo la luce. No, ce la fai, se ce la fai bene, meglio, per una sua testimonianza anche. E poi si prepara Daniela. Prego. Puoi parlare da lì. Buonasera a tutti. Allora, io sono Elena Ferrarese e per 26 anni abbiamo abitato in periferia sud-est di Milano, a Rogoredo. E queste case praticamente erano case parcheggio, c'era Pilitteri, allora come sindaco.
e ci aveva messo lì per 2 o 3 anni, fa poi vi daremo le case, perché lì praticamente c'erano chi era stato sfrattato da privati, chi sfrattato, insomma, hanno ghettizzato le persone. Passano gli anni, insomma, ci hanno lasciato lì, la casa ha cominciato a degradarsi, ci cadevano i pezzi in testa, pur sapendo che c'era l'amianto, non sono mai venuti a fare nessun tipo di manutenzione, anzi, mandavano i ragazzini con un trapano normale, non so quanti ne ho salvati, gli ho detto non forare lì che c'è l'amianto, e il ragazzino, come l'amianto? Faccio sì, c'è l'amianto, allora pigliavano e scappavano via, cioè dico ma... Cioè questi mandano i ragazzini ventenni che dopo magari 20 anni, 30 anni si trovano un tumore e non sanno neanche dove l'hanno preso, perché ci vuole un trapano apposta, no? che aspira. Una volta abbiamo fatto anche una sorpresa alla bonifica che hanno fatto nel 2010, in agosto a Rugoredo, alle famose White, con Michelino siamo andati, abbiamo chiesto permesso al consiglio di zona, e io ho ripreso anche di nascosto, cioè, tenendo la telecamera così, non sapevano nulla. Lui praticamente gli spiegava tutto, i pericoli, i parametri, quello, ma non lo sappiamo, addirittura gli operai, chiaramente, poverini extracomunitari, senza avere tutte, senza avere protezione, addirittura avevano il tavolo giù nelle cantine dove c'erano tutte le tubature che cadeva giù l'amianto, la lana di vetro, topi che passavano, cioè questa è stata la situazione. In più ci hanno spostato in case dove c'era ancora l'amianto, a me vicino a via Russoli, e via Russoli l'hanno bonificata 2 anni fa con la gente in casa, cioè l'operaio che poi ho ripreso voleva picchiarmi, è sceso, fa dammi la telecamera e ti picchio, provaci, gli ho detto provaci. Praticamente lì aveva solamente una tuta di carta, l'ha tolta e si è cambiato lì, se tu fai così le fibre ce le hai lo stesso addosso, cioè non è che cambia, non hai una doccia, non hai una protezione, qua dovevano chiudere tutto, non far passare neanche le automobili, le persone a piedi, e invece le persone addirittura erano in casa, chiudevano solo le tapparelle e le finestre. Cioè questa è una cosa vergognosa e la stanno facendo anche a, dove tu hai detto che mi ha portato la fotografa, adesso non mi viene in mente il nome, lo comunicherò a Michelino, comunque stanno facendo la stessa cosa, una bonifica fasulla, hanno messo un piccolo bigliettino con scritto pericolo, fibre d'amianto, che c'è uno, per vederlo deve scendere di casa o magari è il palazzo dall'altra parte e andare a leggerlo là così. Cioè, voglio dire, mi devi mettere cartelli dappertutto, chiudere la zona, e sono tanti palazzi coi pannelli fatti come ce li avevamo noi alle case bianche di Rugoredo, e lì tanti di noi purtroppo sono deceduti, anche i ragazzi hanno cominciato a ammalarsi di tumore alla testa, la prostata, intestino, stomaco, io vabbè anch'io mi ha preso il sistema linfatico, problema alla tiroide, adesso mi hanno trovato anche delle ciste al seno, per fortuna un tumore benigno già calcificato, poi mi hanno trovato delle placche allo stomaco, che devo prendere delle pastiglie per tutta la vita se non rischio tumore stomaco-intestino, in più mi hanno fatto 6 interventi alla testa perché c'era un aneurisma, in più ho letto la cartella clinica, cioè, devo stare sotto controllo perché c'è scritto non da negare eventuali futuri tumori. Ecco, questa è la storia di via Feltrinelli e tanti ragazzi, bambini cresciuti lì, io voglio vedere tra 20 anni quanti, e tanti, cioè 3 ragazzi, uno addirittura gli hanno tolto il testicolo, l'altro dopo un po' era al bar a lavorare, è svenuto, testa, polmone, testicolo, quell'altro stessa cosa, polmone, testicolo, ma siamo tutti deficienti? Cioè solo noi, e tanti di Rugoredo, ma tanto la casa è là, sì, ma quando c'è il vento le fibre volano, arrivano e ti arrivano addosso anche a te, non le vedi, e la stessa cosa è vicino a San Paolo, cioè è tutto pieno di tettoie nascoste bene dai cespugli di Eternit, addirittura c'è un benzinaio lì vicino dopo San Paolo che ha la tettoia d'Eternit che ti arriva qua. Tu fai benzina e la tettoia d'Eternit qua. Cioè,
è una cosa, io ho fatto tutte le riprese, dove vado cerco di riprendere, denunciare, mettere su YouTube, infatti basta andare su Libera Pacifica e ci sono vari video che ho messo anche di Viareggio, dell'Aquila, perché anche lì c'era l'amianto, nessuno l'ha detto, insomma tutte queste cose. Poi il grande aiuto di Michelino che ci ha sempre informato, ci ha aiutato, perché noi chiaramente eravamo ignoranti in materia. A parte che ero anche più giovane, adesso ho 50 anni, una volta ne avevo 18 quando sono andata lì. Però cioè, ci ho cresciuto tre figli più un nipote, infatti mio nipote quando si lavava là si riempiva di eritema e tutto quanto, cioè anche l'acqua inquinata, infatti noi non compravamo l'acqua in bottiglia, che magari è la stessa poi, perché come hanno fatto anche lì, che non avevano fatto la bonifica dell'acqua, no? Quindi ci dobbiamo aspettare di tutto, basta vedere col referendum che hanno fatto adesso della trivellazione, quella cosa dell'asso, ma ci prendono in giro come vogliono, loro, più gente muore per loro meglio è, meno pensioni, meno problemi di discussioni, ecco, questo è la politica schifosa che noi dobbiamo mandarli fuori a calci nel sedere. Volevo dire una volgarità ma mi trattengo. Grazie, questo, grazie del tuo intervento. Grazie a tutti. Allora io sarò breve perché e comincerò dicendovi cosa non c'è in questo libro. In questo libro non c'è letteratura, non pensate che noi abbiamo ricamato, passatemi la parola, su queste storie terribili di dolore eccetera. Perché quando si sentono queste cose è facile, molto facile, non solo queste cose, ogni tragedia, ogni disastro, eccetera, è facile sentire, provare dolore, provare empatia per le vittime, provare rabbia, però secondo me è quello che noi abbiamo cercato con questo libro di fare, bisogna fare un passo avanti. E infatti l'orfana Cinzia, la vedova Rossella, Elenina, il passo avanti l'hanno fatto. Il passo avanti è il dolore, la sofferenza eccetera non deve restare una cosa privata, perché non è giusto, perché non è privata, perché se qui abbiamo 3, 5, 10 vittime o parenti di vittime dell'amianto, in giro per il mondo ce ne sono decine di migliaia. E quindi noi in questo libro abbiamo cercato di raccontare la nostra esperienza, prima di tutto con la nostra voce, che è la voce di operai, di lavoratori e non certo né di giornalisti né di scrittori. Abbiamo cercato di raccontare questo perché vogliamo che serva a qualcun altro, perché la nostra storia, come la storia di tanti altri, è una storia sì di sofferenza, dolore eccetera eccetera, ma è anche una storia di ragionamento, analisi, organizzazione per poi lottare, perché queste cose non possono essere accettate. In un mondo che si dice appunto umano, queste cose non vanno accettate. Le cose sono difficili, però se qualcuno ha fatto un'esperienza, è riuscito a portare a casa qualcosa, non si può mai dire ha vinto, perché poi intorno a noi il mondo com'è lo vediamo, quindi non possiamo... Spero in un giorno, magari lontano e futuro, potremo dire abbiamo vinto. Però se qualcuno capisce, guadagna qualcosa, è giusto che lo passi ad altri. Ad altri perché l'amianto, oltre a tutto, e non è solo, noi parliamo di amianto perché è la cosa con cui abbiamo combattuto, contro cui ci siamo scontrati prima di tutto, però ci sono innumerevoli altre sostanze e altre situazioni, non solo sostanze, che portano alla morte chi lavora, chi costruisce la ricchezza dei paesi per un tozzo di pane e come tutta ricompensa muore magari 10, 15, 20 anni prima e muore male. Però tutta questa esperienza, tutta questa lotta e quello che ci ragioniamo sopra è giusto portarle agli altri. E infatti queste persone, loro non l'hanno detto, Cinzia, Rossella, Elenina, eccetera, non Silvestro è chiaro, è del comitato, ma anche loro hanno messo su dei comitati, non sono tornate a casa con tutti i loro problemi, figli, mica i figli eccetera, non sono tornate a casa a piangere sul loro lavoro, sul loro dolore,
stanno mettendo su, chi prima chi dopo, dei comitati per portare avanti la lotta contro queste sostanze, contro il fatto, più che queste sostanze, contro il fatto che non si può morire di profitto. E voglio finire, perché la serata è stata anche lunga, dicendo che noi parliamo di amianto, ma l'ultima presa in giro, e noi è ora che, non so, forse non è diretto a chi è qui, che, però la maggioranza degli italiani sembra aver messo un po' il cervello nel cassetto, per tante ragioni che si potrebbero discutere, non è questo l'occasione. Vi faccio solo un esempio e poi chiudo. A dicembre del 2015, quindi 4 mesi fa, a Parigi c'è stato il vertice mondiale contro il cambiamento climatico, dove tutte le potenze e anche i paesi in via di sviluppo si sono impegnati a ridurre le emissioni. Sono passati 4 mesi e il nostro Presidente del Consiglio, Renzi, e il primo ministro inglese Cameron hanno dichiarato tranquillamente che le trivellazioni, la ricerca di petrolio e di gas, che è quella che ha causato il cambio climatico di cui tutti oggi vediamo gli effetti, bisogna farle queste trivellazioni. E quindi, per favore, ha detto Renzi, non andate a votare al referendum. Quindi l'assoluta impunità, l'assoluta, non saprei neanche, l'assoluto disprezzo, non solo per la vita, ma per il pianeta, perché a questo punto siamo arrivati al pianeta, non siamo più arrivati alla vita degli operai che forse non valeva granché, siamo arrivati a qualcosa che tocca a tutti. Quindi noi abbiamo semplicemente cercato in questo libro di passare la nostra esperienza di lotta agli altri, a quelli che ci seguiranno, perché il problema non è risolto. Adesso, se qualcuno vuole parlare, io però prima di dare la parola a qualcuno, volevo ringraziare gli attori Marta Marangoni e il nostro Renato Sarti e tutto il personale che stasera è qui del teatro, per permettere, Cristiano e Giuseppina, che sono qua stasera per permetterci questa assemblea. Quindi un grazie a loro e un applauso, perché senza di loro non avremmo potuto fare questa serata. Quindi, se ci sono adesso osservazioni, domande, interventi brevi, visto che abbiamo anche il nostro avvocato, non è il nostro, ma è un avvocato che noi, è parte civile anche lui nel processo Breda insieme a noi, lui è della CGIL, però se vuoi parlare, dire due parole, non fai la ringa, no? No, no. Se qualcuno vuole dire qualcosa...